Matteo, ci sei? Ci siamo, cari amici MSL, ci siamo. Bentrovati, buonasera a tutti voi. Matteo, grande Matteo Strano dai studi di Radio Rock 106.6, che ha il dovere, anche se non avrebbe mai voluto nella vita, è costretto a collegarsi ogni lunedì con noi, MSL, canale esatto. 74 del Digitale Terrestre. Ti ricordo anche a te che venerdì c'è lo switch, dillo agli amici di Radio Rock, venerdì 17 c'è lo switch, sì. Devono risintonizzare il televisore perché noi ci trovano non più sul 74 ma sull'88, 88 NSL sull'88, lo dice, perfetto, dillo a sti ascoltatori, perché voi non vi cambiano la frequenza 106, a noi ci cambiano proprio per canale, tutti noi. Okay. esatto, noi siamo fedeli ai 106.6 ormai, giusto un paio di anni. Sarà mio piacere ovviamente ricordare, dato che il ministero ci ha cambiato dal 74 all'88, succede il 17 di giugno e gli devi ricordare di risintonizzare il televisore, sennò non ci vedono né a me né a te, che possiamo dire? Non lo sentiamo più, già sganciato. Sì. Hanno già sganciato il segnale. Perché cioè, qualcuno ci vuole sabotare. Che è successo, Cannizzaro? Adesso c'è il momento. Un momento non ti sentiamo, che... Matteo. Adesso cerchiamo di riprendere. Ma sta facendo lui che parla. Ecco, al solito. Vabbè, noi abbiamo perso un pezzo, ci senti? Io adesso sì, vi sento, non so se sentivate voi me negli scorsi secondi, ma sì, l'abbiamo sentito, come no. Allora, nel senso, detto questo, naturalmente io so che ogni volta noi ti regaliamo un pezzo, no, di quelli belli. Sì. Esatto, fra l'altro mi fa piacere notare che questa settimana andiamo con un duetto, quindi possiamo dire due al prezzo d'uno, no? Se di solito becchiamo un campione, ecco, questa settimana mi sa che ne becchiamo questo, due. Questo duetto potrebbe un po', perdonami se magari mi avvalgo di alcuni esempi, per carità, e non così lontani, però, sai Bruce Springsteen, Patti Smith? Beh, certo. Sì, certo. Ci può stare in potremmo questo. Dire che ne so, Louis Armstrong e tutte le grandi cantanti americane del passato, no? Vero. Insomma, e questo anche per far vedere, è un po' in linea con quella che è la vostra storia e la vostra musica, immagino. Esatto, ma infatti vi ringrazio in generale per ogni scelta che fa. Non sentiamo niente. Noi purtroppo forse in studio, ma penso che in onda ci sia. Ditegli che c'è qualcosa. No, abbiamo un problema d'audio. Sì, però attenzione, Matteo, a un certo punto te ne vai proprio a livello d'audio. Non è una cosa fatta apposta, voi potreste pensare che magari questa cosa è anche un dispetto che io vi sto provando a fare stasera perché sicuro? Voglio sentire Antonella Bucci, giuro che però siamo qui super professionali, pronti a mandare in onda e la canzone che, correggetemi se sbaglio, è intitolata Amarti e l'immenso per me. E chi la canta? Allora, detto di un duetto, ne abbiamo due di maestri questa settimana. Antonella Bucci, sì, credo di poter dire, farà la parte della voce femminile. Il maestro Eros Ramazzotti è invece il titolare di questo brano qui. Vai. Andiamo, andiamo. A te ho aperto i miei occhi e vedo fino a te amarti l'immenso per me. E fin qui, l'abbiamo portato. Fin qui ancora, non lo so, qui ci siamo, prego ancora. Ma so che adesso sei tutto ciò che trovo io. Eccolo, Vediamo. Con le argini di una certezza. Che robetta strano, Un regalo per Radio Rock.
Vai. Pensate, amici, che non siamo neanche a metà del brano, proprio quando ci si diverte il tempo come vola. Sono morti degli ascoltatori. Senti, gli ascoltatori dicono qualcosa in questo momento? Sì, le parole. Allora, è arrivato un messaggio vocale da parte del nostro Alessandro, con questo amico, ormai un po' di confidenza, ce la sentiamo? Io me la sentirei. Va bene, allora lo sentiamo insieme. Vai. Prego Ale. Attento a camminare sugli argini che porta trumoli nello fiume e tacconi. Obiettivamente però ce lo potevamo aspettare. Abbiamo attaccato la follia ai nostri ascoltatori. Vabbè. E la voce di Ramazzotti un po' si presta ad una cosa del genere, vale a dire le imitazioni. Vedo che continuano ad arrivare altri vocali, ma voi intanto io li scarico. Avete notizie su che fine ha fatto questa Antonella Bucci, la sua carriera? Non lo sappiamo, non lo sappiamo neanche noi, però probabilmente... E questa cosa dice molto, credo possa dire molto anche una cosa del genere. Sappiamo che però Ramazzotti continua comunque. Ramazzotti sì, però Ramazzotti imperterrito. Purtroppo, esatto, per fortuna. Dacci altri vocali. Vediamo un po' che ci dice il nostro amico AD, benvenuto. Dai, ma veramente non la conoscevi? Il cavo usato degli anni 90, cazzo. Giusto, ammetto AD il buco in questo caso, io infatti per questo ti rimproverano un po', Matteo, però i tuoi ascoltatori, Ma è comunque cultura generale, come vogliamo dire, no? Insomma, devi comunque sapere il mondo che ti gira intorno. Vedo un disco del 1989, comunque ho recuperato delle informazioni, in ogni senso, di Ramazzotti, usciva proprio alla fine, un po' di decenni fa. Questo qui addirittura è l'unico featuring all'interno del disco, si vede questa Antonella Bucci. Pensa un po'. Proprio... Esatto, no? Aveva proprio convinto il maestro Ramazzotti nell'avvalersi della sua voce. Sì. Hai altri commenti da dirci? Ma stasera un po' meno del solito, perché le altre settimane devo dire che Frambra e altre scelte, insomma, avevamo anche fatto particolarmente Di Cataldo, bravissimi, mi ero scordato di Cataldo. Ramazzotti abbiamo ammazzato un po' di gente, se vede. Ramazzotti forse sì, ma questa qui era tipo una colonna sonora di un film che usciva al tempo, io ammetto proprio la mia ignoranza. Non penso, sinceramente non penso che sia stata una colonna sonora, però ho capito che anche a te ti ha un po', diciamo, messo in confusione, vero? Ma direi più che altro peccato che non era una colonna sonora, incredibile che nessuno abbia approfittato di un brano del genere, mi verrebbe da dire. Cioè, hai un gioiellino di questo tipo. Se non sbaglio, forse nella parte più cruenta del Gladiatore. Sì, esatto, è probabile. Probabilmente sì. Ma volevi fare la sfida? Allora Matteo, noi prima di lasciarti, logicamente, vorrei che ricordassi, si sta avvicinando il 27 giugno, dove ci avremo questo grande premio di Radio Rock a tutte queste belle canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare. Qui ci avremo una signora giuria, insomma, che rappresenta Radio Rock e te collegato, ma qui abbiamo una sfida in corso tra barzellettieri e noi ne abbiamo uno che deve sfidarsi con te, cioè che vuole dire, lui dirà una barzelletta e tu darai un giudizio e dirai davanti a tutto il pubblico di NSL di Radio Rock sinceramente, proprio perché è una sfida e mi raccomando, logicamente non possiamo essere di parte, se ti fa schifo, ti fa cagare, oppure invece hai apprezzato. Va bene? Va bene, mi piace tantissimo come idea, io sono pronto. Allora, si chiama Augustarello, palla a te. Augustarello, ben trovato. Buonasera a te. Ci sono due tenori che si vantano tra di loro per le capacità canore. Allora, un tenore di Milano e uno di Roma. Allora, quello di Milano gli fa... Uè, Tessena, l'altra sera ho fatto il concerto in piazza, lì al Duomo. Ho cantato talmente bene che la Madonnina ha cominciato a piangere. Dice, io invece ho fatto un concerto a San Pietro, che ti dico solo questo, appena ho iniziato a cantare è venuto giù il principale e mi ha detto, te sì che canti bene, no come quel coglione di Milano che ha fatto piagne mamma. Questa c'è sta. Matteo, che dici? Sì, ci stava col contropiede finale. Poteva andare da un'altra parte la cosa, invece bravo al contropiede. Bene, quindi ti becchi anche Augustarelli, complimenti di Matteo Strano e Radio grazie, Rock. Grazie Matteo, grazie.
che salutiamo Matteo, a te e a tutti gli ascoltatori dei 106 e 6, un abbraccione a tutti voi da NSL e noi ci vediamo lunedì prossimo, vero? Assolutamente sì, assolutamente sì, abbraccio ben più che ricambiato, lunedì prossimo appuntamento, poi arriviamo anche alla finale del 27. Intanto un abbraccio a voi e ovviamente buon proseguimento di serata. Ciao, salutaci Pappagallo, un abbraccio. Ciao Matteo, ciao, prego. Ciao.